si arrende, non si arrende mai. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Rammarico, sono sincero, di aver avuto le occasioni nel primo tempo per tornare in vantaggio dopo l'1-1, perché al finale del tempo Bastien ha avuto solo davanti al portiere e sull'1-0 Castaldo ha avuto un'occasione di andare in porta da solo. C'è questo rammarico per questo. Poi in 10 ci siamo difesi con ordine, soprattutto nel secondo tempo. Fine primo tempo abbiamo messo a punto un paio di situazioni e tutto sommato ci siamo difesi bene, hanno avuto solo un'occasione con Melchiori che ha tirato alto. La vita è fatta di tanti colori, di tante sfumature, non è né bianca né nera, quindi ci sono stati momenti difficili, una situazione improvvisa che forse non ho saputo gestire, o che quello che poi è successo ha portato a tanti fraintendimenti. Sono molto contento di essere qui, sono venuto con grande voglia di aiutare Davlino e dopo non sono venuto a sostituire nessuno. Conosco la mia qualità, conosco Davlino pure, e quindi vengo qua per dare una mano a questa squadra, a questa società che ha avuto fiducia in me di portare qua. Sono felice e adesso mi preoccupo in lavorare tanto per raggiungere l'obiettivo. Alla fine ho spinto io perché comunque non ne potevo più, ho aspettato 3-4 ore in macchina per cercare di firmare, fino a quando non sono uscito dalla macchina e sono andato lì, perché comunque mi hanno detto che era tutto a posto, quindi sono contento della scelta che ho fatto. Quello che sicuramente mi ha colpito in particolare è comunque l'armonia che c'è nel gruppo, cosa che magari non ho trovato in Inghilterra. Bombetta penso che me l'abbia dato, ero piccolino, avevo 19 anni, forse per la forza esplosiva. Contatto Sport, un programma in collaborazione con Meta Edilcom, Metallegno Italia, Soft Technology.
Buonasera e ben ritrovati con il consueto appuntamento in diretta agli studi di Prima TV con Contatto Sport. Ci troviamo questa sera purtroppo a dover commentare una brutta sconfitta dell'Avellino in trasferta sul campo del Novara, un 4-1 che ci darà davvero tanto da dire e da parlare questa sera con i nostri ospiti in studio. Parleremo naturalmente anche di altro. C'è stato un ritorno importante in queste ultime ore in Irpinia del piccolo Matteo, dedicheremo una parte della trasmissione anche a lui. Naturalmente guarderemo al futuro con l'imminente sfida di sabato contro il Bari, parleremo di tutto questo sempre con voi tifosi da casa, con i nostri ospiti e come sempre con l'amico e collega Domenico Zappella. Buonasera Domenico. Buonasera a te Leonardo, buonasera e ben ritrovati ai nostri telespettatori. Un lunedì amaro soprattutto dopo la sconfitta maturata a Novara, sia per quanto riguarda il risultato sia per quanto riguarda la prestazione. Non è assolutamente piaciuto l'Avellino visto in quel di Novara, 4-0 dopo 45 minuti di gioco, però bisognerà guardare ovviamente con ottimismo e fiducia alla prossima sfida, quella di sabato al Partenio Lombardi contro il Bari. Nonostante il KO, fortunatamente l'Avellino ha mantenuto la posizione nella griglia playoff all'ottavo posto. Come detto, proveremo a guardare con fiducia, proveremo a guardare al futuro soprattutto con il sorriso, a partire da quello di Sara D'Agostino. Ciao. Grazie, Sara. Buonasera, ben ritrovati a Contatto Sport e buonasera al nostro ospite. Buonasera a tutti e grazie a voi per l'invito. Il giornalista Gabriele Galluccio, buonasera. Buonasera. Nel frattempo aspettiamo Franco Iannuzzi. Che si fa sempre attendere. Come al solito. Si sta facendo bello, ha detto che si stava vestendo, quindi attendiamo anche per vedere in che mis si presenterà questa sera il nostro Franco. Nell'attesa dell'arrivo di Franco Iannuzzi noi facciamo un passo indietro e andiamo a rivedere purtroppo quello che è successo al Silvio Piola di Novara con la sconfitta dei Lupi per 4-1 con la cronaca del match. Un Avellino inguardabile da incubi cade a Novara 4-1 uscendo dai giochi già alla fine del primo tempo, una gara totalmente da dimenticare per gli irpini nonostante il solito calore incessante dei circa 500 indomiti supporters biancoverdi. Tesser rivolta il pacchetto difensivo e non cambia modulo ritrovando Arini a centrocampo. Il Novara si affida all'ex evacuo ma al dodicesimo già è costretto al primo cambio, fuori Faragò, dentro Gonzales. Al diciottesimo inizia la grandinata. Visconti perde palla, Viola recupera e lancia in contropiede l'indisturbato Nadarevic che si invola in aria e trafigge Frattali. In bambola totale l'Avellino che si fa colpire in contropiede da un'azione offensiva a suo favore. Gli Irpini provano a reagire, al 25esimo il tiro di Bastien viene respinto da Da Costa, al 28esimo Castaldo trova anche il gol dell'1-1 ma la penna annulla per un dubbio fuori gioco. Nessun dubbio invece per la penna quando al 34esimo concede il rigore a Novara per il sandwich di Chiosa e Visconti su Gonzales. Dal dischetto ci va Evacuo che però si fa ipnotizzare da Frattali che blocca. Neanche il tempo di disperarsi però che Evacuo subito reagisce dopo appena 30 secondi andando a realizzare il gol del 2-0. Non esulta Evacuo e fa bene anche perché il gol è viziato da fuori gioco. Tesser si imbestialisce e va anticipatamente negli spogliatoi. Ma l'Avellino non c'è più e al 37esimo sul cross di Garofalo Chiosa va in tilt completamente. Evacuo ringrazia e firma il 3-0. Ancora nessuna esultanza per l'ex biancoverde. La barca è già colma d'acqua ma al 42esimo affonda quando la penna segna un altro rigore, stavolta per un fallo di Castaldo. Dal dischetto ci va Gonzales che non sbaglia. 4-0 e Avellino da paura. Nella ripresa Pucino all'11esimo pensa bene di peggiorare il tutto, fallo inutile sul lanzafame e secondo giallo, Avellino in 10. Ma fortunatamente al 20esimo Gavazzi riesce quantomeno a pescare il jolly della bandiera, gran tiro dalla distanza e palla in rete. Chiosa prova a farsi perdonare nel finale in fase offensiva, ma la frittata è ormai compiuta. L'Avellino torna mestamente in Irpinia, ma ora grinta e carattere per la sfida clou sabato contro il Bari. Queste dunque le immagini della debacle dell'Avellino in quel di Novara. Gabriele, cerchiamo di andare a
capire i motivi di una disfatta del genere? È solo un blackout o cosa? A mio modo di vedere, come gran parte delle sconfitte dell'Avellino, tutto parte da un errore individuale che rovina l'iniziale piano partita e poi ha un effetto a catena devastante. Infatti io credo che nei primi 15-20 minuti l'Avellino abbia approcciato abbastanza bene la partita, ma mantenendo bene il campo e concedendo poco a un Novara comunque voglioso di imporsi per interrompere la striscia negativa. Poi c'è stato quell'episodio con Visconti, che un po' ingenuamente ha provato a giocare un pallone che andava, secondo me, spazzato per impedire appunto la ripartenza, che poi è avvenuta, anche un grave errore tattico comunque da parte di tutta la squadra, che ha concesso una ripartenza su un'azione offensiva e che è stata debitamente punita. Poi c'è stato l'episodio del rigore con il raddoppio di Evacuo in fuorigioco. A quel punto sono un po' saltati i nervi e l'Avellino, dopo aver perso Tesser, è un po' scoppiata. Infatti nel giro di 8 minuti ha poi subito altre due reti e a quel punto si è concretizzato l'incubo bianco-verde. Nella ripresa comunque perlomeno l'Avellino è stata brava a limitare i danni, perché soprattutto dopo l'espulsione di Pucino il passivo finale sarebbe potuto essere anche maggiore. Invece c'è stato comunque un minimo di reazione d'orgoglio. Adesso io credo che Tesser e i suoi uomini debbano essere bravi a reagire per dimostrare che quello di Novara sia stato solo un incidente di percorso, anche se sono emersi degli evidenti problemi di equilibrio, un po' come all'inizio del campionato, in cui Tesser ha impiegato qualche mese per trovare l'equilibrio giusto. C'è da dire che non è semplice trovare subito la quadratura perfetta dopo il mercato di riparazione, però credo che l'Avellino possa far tesoro di queste ultime due sconfitte, in particolare della debacle subita a Novara, già a partire dal prossimo turno contro il Bari, che sarà un appuntamento da non sbagliare. Gabriele, quindi in estrema sintesi possiamo dire, secondo te, queste gravi lacune che l'Avellino sta dimostrando, denotando soprattutto finora, 37 gol subiti, diciamo il 50% è attribuibile agli errori dei singoli, il 50% all'organizzazione tattica di Tesser. Diciamo che spesso, soprattutto nella prima parte del campionato, più che errori dei singoli, c'è stata comunque una squadra che era poco equilibrata in campo, con distanze notevoli tra il reparto difensivo e il centrocampo, che poi Tesser è stato bravo a ovviare, anche scegliendo i singoli giusti come Gidai, reinventato difensore, Biraschi terzino. Io credo che in questo momento Tesser debba ben inquadrare i tasselli al posto giusto, perché io penso che la sua scelta di Novara di rimettere i giocatori tutti nel proprio ruolo naturale sia concettualmente giusta. È stato penalizzato da un Visconti che forse ha subito il fatto di non giocare da un po' di tempo e che con quell'errore iniziale ha permesso poi al Novara di mettere in discesa la partita. Comunque io credo che non sia, almeno quella di Novara non dipenda solo da problemi di organizzazione difensiva, perché sì, è vero che l'Avellino ha preso 6 gol nelle ultime due partite, però c'è anche da dire che nella striscia di 7 risultati utili ne ha subiti solo 4, di cui 2 nella stessa partita con Lanciano. Ovviamente però il dato difensivo dovrà migliorare, perché se è vero che l'Avellino è uno dei migliori attacchi, allo stesso tempo è una delle difese più battute, che subisce in media quasi un gol e mezzo a partita. È la seconda peggior difesa, anche perché in questo momento, diamo anche un dettaglio ai nostri telespettatori, la giornata si sta concludendo con il posticipo Trapani-Como. Il Como sta per il momento vincendo e spugnando il campo di Trapani per 1-0, quindi l'Avellino in questo momento resta come seconda peggior difesa, 37 gol subiti, 38 gol subiti invece il Como. E infatti questo dato appunto dovrà migliorare, perché una squadra che vuole coltivare ambizioni da playoff non può permettersi di subire una media reti molto più elevata a quella del campionato. Infatti la media di reti subite in Serie B di 1.17, l'Avellino ne subisce 1.48 a gara, quindi è evidente che c'è qualcosa che va assolutamente registrato dal punto di vista difensivo, a partire dal Bari, che è una squadra con un potenziale offensivo importante. L'avete visto, si è materializzato al fianco di Gabriele
Franco Iannuzzi con la sua solita mise in tuta, visto che abbiamo detto che facevi tardi per vestirti, mi sarei non sono riuscito a mettermi devo fare presto, stavo lavorando e quindi ho preferito la tuta che era più veloce. Sei nero però, anche di umore? Vabbè, sono nero, indubbiamente. No, come sei vestito, come sei vestito. Vabbè, ma tu non intendevi. Indubbiamente è stata una brutta sconfitta, subire 4 gol il primo tempo è stato brutto. Però, come diceva lui, abbiamo perso un pochettino degli equilibri che all'inizio, dopo quelle 6 vittorie che abbiamo ottenuto, è riuscito a trovare insomma un equilibrio particolare il mister. Poi dopo ha inserito i nuovi, con l'inserimento dei nuovi si è perso un pochettino l'equilibrio. Dobbiamo dare un po' di tempo, ecco, anche questi nuovi di inserirsi. Sono convinto che questa squadra, come era forte nelle prime in quelle 6 vittorie, è anche adesso, è stata potenziata ancora di più. Ci serviva un centrale, è stato preso, ci serviva un terzino destro sinistro, Pisano, che può giocare sia a destra che a sinistra, è stato preso. Al centrocampo abbiamo preso un giocatore che sicuramente si farà rispettare nel proseguo del campionato. Quindi dobbiamo stare un pochettino calmi, dobbiamo stare tranquilli, non ci dobbiamo esaltare nelle vittorie, ma non ci dobbiamo neanche deprimere in queste sconfitte. Mi fanno piacere queste tue parole, anche perché tu sei reduce dalla trasferta insieme a altri 450. Tu mi inviti quando si perde, quando si vince invece mi chiami mai, quando si perde mi chiami. Ma lo sai, tu sei il leader della curva, quindi sei il leader della tifoseria, quindi dobbiamo tenere soprattutto alto l'umore, l'entusiasmo in vista di una sfida importante, quella di sabato. Lo sai Franco, tu qua sei sempre il benvoluto. Sì, dubbiamente in questo momento, diciamo tra parentesi, di difficoltà, che io poi non vedo questa difficoltà. Dobbiamo dire anche che stiamo facendo un campionato strepitoso, stiamo veramente come si dice, rispettando questa maglia, stiamo dando tanto come tifosi, come giocatori, quindi non possiamo rimorare, sperando che si riesca a trovare insomma quell'assetto tattico di prima, perché ripeto, questo è un pubblico veramente che merita molto. Io sabato pomeriggio insieme a Leonardo, ovviamente nel corso di diretta Stadio Studio, da tifoso ho detto, faccio fatica a trovare le parole giuste, invece dimmi un po' qual è stata la vostra sensazione vissuta lì a Novara, prendere 4 gol dopo 45 minuti, immagino innanzitutto incredulità e delusione, però non avete mollato voi assolutamente sugli spalti, incitando la squadra fino all'ultimo e applaudendola anche, è stato così? Sì, ma io dico, lui all'inizio stavamo giocando anche bene, stavamo rischiando, poi all'improvviso non si è capito più niente, insomma abbiamo preso veramente gol a raffica, rigori sbagliati, poi subito il gol, come qualcuno mi diceva che il gol di Evaco era in fuorigioco, il rigore era inesistente. Indubbiamente il tifoso che deve fare? Il tifoso è mica può abbandonare, deve stare sempre là, deve cercare insomma di fargli capire che noi insomma stiamo sugli spalti, noi gli siamo sempre vicino. Ripeto, ci hanno regalato veramente un periodo meraviglioso, che io diciamo dopo quelle 6 vittorie veramente ci hanno portato in alto. Quindi adesso in questo momento di difficoltà noi siamo tutti quanti nella stessa barca, quindi tutti insieme dobbiamo cercare di remare, di portare quanto più alta questa squadra. Quindi è inutile che qualcuno vuole scendere, noi siamo sempre là, sosteneremo sempre la squadra, quello che abbiamo fatto lo faremo sempre, nelle sconfitte in particolare saremo ancora più vicini. E dopo, come dicevi tu, alla fine della partita l'abbiamo incoraggiato, che era giusto, che loro, ripeto, ci hanno regalato un momento bellissimo, un momento indimenticabile, e lui anche dopo la sconfitta gli abbiamo fatto capire che noi siamo sempre al loro fianco e loro si devono sudare quella maglia come hanno fatto precedente le partite, dopo partite veramente strepitose che hanno fatto a Cesena, a Como, con la Salernitana, quindi veramente ci hanno regalato veramente grosse soddisfazioni. E allora in questo momento così difficile noi non abbandoniamo mai nessuno, noi andiamo là sempre per tifare Avellino, per onorare la maglia, per far capire anche ai tifosi che vivono su che loro ci tengono ancora di più rispetto a noi, perché veramente stando lontano, tifando Avellino, quando vedi che l'Avellino si avvicina a loro, loro si sentono come fossero a casa. E noi anche questo dobbiamo far capire, il nostro amore verso questi colori e questa maglia. Ecco Gabriele, in questa partita contro il Novara, di là degli aspetti tecnici e tattici che nel tuo precedente intervento hai molto bene sottolineato, ancora una volta purtroppo al di là dei demeriti della squadra c'è anche il fattore arbitraggio che ancora una volta ha penalizzato l'Avellino.
Ecco, io ho fatto una piccola ricerca. Non era mai capitato che una squadra chiudesse il girone d'andata senza rigori a favore negli ultimi 10 anni di Serie B, ad occhio e croce. E questo fatto, diciamo, è abbastanza curioso. Io credo che quest'anno il livello medio della classe arbitrale sia piuttosto mediocre, perché non è solo ad Avellino, un po' su tutti i campi che si vedono errori macroscopici, come può esserlo quello del gol, il raddoppio di Evacuo in netta posizione di fuorigioco. Purtroppo l'Avellino quest'anno deve essere stato particolarmente sfortunato con gli arbitri, però secondo me c'è da dire che c'è anche il famoso fattore del rispetto che forse l'Avellino ancora non ha acquisito all'interno del sistema calcio, rispetto che invece meriterebbe, perché a mio avviso l'Avellino in questo momento dovrebbe essere una società modello per la Serie B, per il modo in cui sta valorizzando la propria rosa e in cui sta crescendo progressivamente anno dopo anno. Quindi meriterebbe più rispetto, un po' più di attenzione, anche perché c'è una società che forse alza troppo poco la voce, visto che il Novara si era lamentato di qualche episodio arbitrale in maniera abbastanza plateale e subito un paio di episodi sono girati a favore. Però c'è da dire che comunque, al di là di quelli che possono essere stati gli errori arbitrali, non è certamente imputabile al signor La Penna la sconfitta di Novara, perché penso che gli errori tattici e tecnici da parte della squadra questa volta siano pesati in maniera maggiore. Ecco Franco, Gabriele ha sottolineato un aspetto, il fatto di da parte del Novara in settimana erano arrivate delle lamentele per quanto riguarda l'arbitraggio, però no, io voglio ricordare che a suo tempo anche l'Avellino si è lamentato e a più riprese per l'arbitraggio, scelte arbitrali che vanno contro l'Avellino ormai da inizio anno. È stato presentato anche un dossier, però a quanto pare non ci sentono. Sì, ma noi su queste cose non ci aggrappiamo, su più attenuanti stupidi. Ovviamente forse è il caso un pochettino, gli arbitri non so, non vedono mai contro l'Avellino qualcosa. Però noi pensiamo, insomma, i giocatori devono capire, l'ho detto 100.000 volte, quello che noi vogliamo. Noi vogliamo pure perdere le partite, ma perderle con onore. E quello è quello che, insomma, ultimamente diciamo ci sta un pochettino mancando. Però io devo dire che, come ti ho detto prima, questa squadra sta dando veramente il massimo. Devo dire la verità, mo ha steccato solo questa partita con il Novara. Però già col Cagliari è stata fatta una prestazione, anche in 10 uomini abbiamo dimostrato, insomma, il nostro valore. Quindi adesso non ci aggrappiamo su questi rigori, non creiamo attenuanti ai giocatori. I giocatori devono capire che qua devono venire, devono sudarsi la maglia e devono rispettare i propri tifosi. Franco, qualche tifoso da casa sabato durante la nostra trasmissione ci chiedeva un po', così anche preso soprattutto a caldo dalla rabbia, dalla delusione, diceva: ma che cosa dobbiamo fare noi tifosi? Dobbiamo lamentarci in qualche modo? Come possiamo manifestare il nostro disappunto nei confronti delle conduzioni arbitrali, degli arbitraggi? Io personalmente faccio fatica ad individuare una linea di strategia eventualmente che la tifoseria biancoverde può adottare. Penso che lo stesso, non lo so, dimmi un po' tu, immaginare non so, una pagnolata tipo in Spagna con i fazzoletti bianchi, non lo so, cioè restando ovviamente nell'ambito civile. Allora, la strategia che dobbiamo usare è una sola: riempire sempre il parterre, quello è stare sempre vicino alla squadra, quello che dobbiamo fare. E non fare queste manifestazioni stupide che non servono a niente. Perché, ripeto, se c'è qualcosa che non va lo vede la società, ma noi quello che dobbiamo dimostrare è che in questi momenti, già cominciando con i Bari, dobbiamo cercare di riempire il parterre, perché, ripeto, è molto importante il colpo d'occhio, è molto importante far vedere alla federazione che cosa c'ha la velina al seguito, perché guarda che quando noi andiamo in trasferta, sia parlando con i funzionari sia con gli steward, dicono che tifosi così massicci come lui non se ne vedono in Italia, non solo in Serie B ma anche in Serie A. Quindi vedi che amore c'è verso questa squadra, e quello che dobbiamo fare noi, dobbiamo stare sempre vicino a questa squadra, dobbiamo incoraggiare, perché ripeto, la Serie B è un patrimonio molto importante che non lo vogliamo perdere, lo dobbiamo conquistare. Quest'anno dobbiamo conquistare in fretta la salvezza e poi ci possiamo togliere tranquillamente uno sfizio, perché come abbiamo fatto l'anno scorso ci possiamo inserire nei playoff e potremmo essere di nuovo una mina vacante, non si sa mai, nel calcio non è mai niente di scontato. Fra poco ci torneremo, anche perché continuano ad arrivare ormai quasi
quotidianamente attestazioni di grande stima da parte delle altre tifoserie, da parte un po' di tutte le piazze d'Italia nei confronti della tifoseria biancoverde, in particolar modo della Curva Sud Avellino. Gabriele, con te volevo un attimo soffermarmi sempre su questa questione arbitrale, perché tu dici probabilmente la società non ha alzato troppo la voce come ha fatto ad esempio il Novara attraverso un comunicato stampa. Io però ricordo, al di là, come ha sottolineato Leonardo, il dossier presentato dalla società nel girone di andata, io ricordo che una settimana prima di questa partita proprio lo stesso presidente Taccone, con parole anche molto forti, si era lamentato già dell'arbitraggio contro il Cagliari, si è lamentato a più riprese anche ai microfoni di emittenti nazionali. L'unica cosa che avevamo sottolineato in passato riguardava proprio Tesser, perché Tesser in passato non si è mai soffermato, non si è voluto mai soffermare sulle conduzioni arbitrali. Questa volta invece l'ha fatto, e l'ha fatto a chiare lettere. Sì, e questo dovrebbe far riflettere, perché un allenatore come Tesser, che è stato espulso per la terza volta in carriera, una carriera anche non di certo che non è iniziata ieri, questa cosa fa un po' riflettere. Evidentemente per aver perso lui le staffe a Novara, significa che il fuorigioco doveva essere davvero evidente anche a occhio nudo, come se lo si è visto anche da casa, sinceramente, prima ancora di vedere il replay. Purtroppo con questa stagione sta girando così, con gli arbitri a fortune molto alterne, ma prima o poi, diciamo, la ruota dovrà girare anche in questo senso. L'importante è non pensare troppo a questo fattore arbitrale che sembra essere molto spesso contro, e continuare a concentrarsi sul proprio gioco e sulla ricerca di questo tanto agognato equilibrio che avevamo trovato in quella striscia positiva di 7 risultati utili, in cui a prescindere da quelli che potevano essere gli errori degli arbitri, l'Avellino si è dimostrata superiore a tutto e tutti. Ecco Franco, tu prima hai, nel tuo discorso, hai detto pensiamo a salvarci, poi casomai ci divertiamo, possiamo essere una mina vagante nei playoff. Lo stesso Attilio Tesser nel post gara di Novara, oltre a lamentarsi per gli aspetti arbitrali, a domanda diretta ha detto io non ho mai parlato di obiettivo playoff. In questo caso, secondo te, perché questa dichiarazione con una squadra che in questo momento si trova in quella zona? Sì, ma se tu guardi la classifica, prima di 6 partite positive, la Lina stava in una situazione particolare, quindi non ci dobbiamo dimenticare del passato, non dimenticare che abbiamo fatto pochi punti e stavamo quasi in zona di recessione, quasi all'ultimo posto. Quindi dopo, grazie a quella serie di risultati positivi, siamo riusciti a balzare nei playoff. Quindi in questo momento io quello che voglio dire ai tifosi, di stare tranquilli, di stare sempre con i piedi a terra. La Serie B è particolare, è difficile, in ogni angolo c'è chi ne nasconde l'insidia. Quindi pensiamo prima a salvarci e salvare la categoria, che è molto importante, la Serie B per Avellino è eccezionale. E oggi tutti quanti vorremmo approdare in Serie A, perché la Serie A è quella che è. Però in questo momento pensiamo prima a salvarci e poi dopo, come l'anno scorso, che nei playoff è vero che abbiamo incontrato il Bologna, però abbiamo fatto veramente un playoff strepitoso e potevamo anche sfiorare la Serie A. Quindi stiamo tranquilli, io penso che la squadra è stata potenziata molto bene, quindi sono stati innestati giocatori che ci servivano, e quindi sicuramente alla lunga tireremo. Dobbiamo avere un po' di pazienza, perché questi ragazzi si devono inserire. Poi ci dimentichiamo che anche a Novara, come centrocampo, noi avevamo Marini, che veniva da un grosso infortunio, era quasi un mese e mezzo che non giocavo. C'eravamo due o tre squalificati, e poi Gitane, che era stato portato in difesa e poi è stato portato a centrocampo di nuovo. Quindi diciamo aveva perso un pochettino i meccanismi anche lui. Quindi soltanto Cavazzi, insomma, si è fatto rispettare in questa partita. Quindi siamo tranquilli, aspettiamo prima che possano raggiungersi degli equilibri come abbiamo fatto nelle partite precedenti, e sono convinto, ripeto, come ti ho detto prima, che quest'anno ci possiamo togliere grosse soddisfazioni. La cosa però, Franco, che non deve e non dovrà mai mancare a partire da Bari, e ovviamente ci auguriamo per tutto il campionato, playoff compresi, perché io l'ho sempre detto, io mi sbilancio, lo sai. Ho parlato di playoff già quando eravamo nei bassi fondi della classifica, perché quello l'obiettivo dichiarato della società, lo dico ancora ad alta voce, con più forza questa volta. Perché? Perché soprattutto siamo reduci ormai una settimana che si è concluso definitivamente il calciomercato. L'Avellino non a detta nostra, ma a detta
di tutti i maggiori esperti di calciomercato, di aspetti tecnici e quant'altro, è tra le società che si è mossa meglio in questo calciomercato di riparazione, in aggiunta a quanto già fatto nel calciomercato estivo. Quindi è inutile che ci giriamo attorno, parlare eventualmente di salvezza, di altro. Pensiamo che l'obiettivo è quello. Ovviamente è normale, bisogna guardare i 50 punti, ma io dico anche di più, perché tra l'altro il Como continua a vincere, aveva 2-1, si era portato su 2-0, adesso 2-1. In caso di vittoria del Como, secondo me la quota salvezza si alza in una maniera incredibile. Anche i 50 punti potrebbero non bastare. Detto questo, noi non dobbiamo guardare assolutamente chi ci sta dietro, dobbiamo guardare chi ci sta avanti, vedendo anche che le altre squadre, fatta eccezione del Crotone e del Cagliari, iniziano a balbettare. Sì, ma io sono d'accordo con te, anche io anche dico a Tessera, insomma, di tenere il coraggio, di anche di inserire un pochettino i nuovi piano piano, perché questi giocatori, insomma, sono stati presi perché c'era bisogno, e quindi lui piano piano poi ho visto Pisano, è veramente un giocatore che sicuramente si farà valere, si vede che è un giocatore di categoria superiore, quindi io sono convinto che la società per il mercato di gennaio ha operato bene. Ti ripeto, dobbiamo avere un po' di pazienza, non ci dobbiamo deprimere in questo momento. Anzi, dobbiamo cercare già da sabato con il Bari cercare di riempire il parterre per far capire il nostro apporto, la nostra determinazione, anche noi dagli spot dobbiamo dare il nostro contributo come l'abbiamo fatto sempre. E questo, anzi, faccio un appello ai tifosi di non lamentarsi sempre, di stare vicino a questa squadra, ripeto, già a partire da sabato, perché sabato è una partita importantissima. Ed a proposito di tifosi, ne parleremo in modo ancora più approfondito nel corso della seconda parte di Contatto Sport, subito dopo la pubblicità. A 2-1. Rieccoci in studio, abbiamo voluto aprire questa seconda parte di Contatto Sport con l'unico sorriso che ci è stato regalato in questo weekend, almeno dal punto di vista calcistico, con il ritorno a casa finalmente del piccolo Matteo dopo mesi in trasferta, diciamolo così per usare sempre un gergo calcistico, lontano dalla sua casa. Per fortuna ieri è tornato nella sua terra, nella sua Irpinia, abbiamo visto l'accoglienza che gli è stata riservata. Una bella notizia, Franco. Ovviamente i ragazzi che hanno fatto questa cosa veramente encomiabili, perché questo ragazzo che veramente ha sofferto tanto, spero che ha risolto il problema. Conosco il padre, conosco il fratello, gli siamo sempre vicini, li abbiamo costantemente incoraggiati. E sono contento che ha risolto questo problema. Mi fa piacere che altri tifosi hanno fatto questa manifestazione di affetto verso questo ragazzo, ma non solo loro, sono tanti, insomma, che hanno fatto veramente tutta l'Italia, sì, di tutta l'Italia, insomma, ha fatto questa manifestazione di affetto verso questo ragazzo che è stato sfortunato, ma sono convinto che mi fa piacere, l'ho detto, che ha risolto il problema, e quindi penso che anche noi a presto andremo a trovarlo.
E speriamo di rivederlo in curva, no? Ci fa piacere se può venire in curva. Dai, poi anche noi a Novara l'abbiamo ricordato, è stato fatto un coro per Matteo, quindi anche a Novara è stato ricordato di questo ragazzo che è tornato a casa, e quindi veramente gli siamo stati vicini, gli saremo vicini per sempre, insomma. Gabriele. È stato sicuramente un bel gesto, diciamo che questa è una di quelle storie belle che ci sa ancora regalare il calcio, perché comunque c'è stata una bella mobilitazione che ha riguardato un po' tutte le tifoserie d'Italia, c'è stata veramente una bella dimostrazione d'affetto, e tra l'altro l'abbiamo visto anche in occasione del derby, comunque in occasioni del genere si è anche riuscita a mettere da parte per qualche secondo una forte rivalità per una questione più importante di un gioco che è alla fine il calcio. Ecco Franco, a proposito del piccolo Matteo, non ci dimentichiamo quella bellissima coreografia che avete messo in atto qualche settimana fa in curva, non te la ricordi? Scusi, quello che abbiamo fatto con lo striscione anche. Vabbè, perché fanno tanti, ormai no. È uno ogni partita, quindi. Ma io dico che i ragazzi su questa cosa sono veramente immensi, perché sono vicini a queste persone che hanno bisogno veramente di affetto, e quindi, ma non solo questo, che ne facciamo tante, quindi a volte ti dimentichi, però lo fanno sempre, perché a volte non lo pubblicizzano, perché è anche brutto pubblicizzarlo. Infatti. Però ti ripeto, si fanno le cose perché si sentono, e quindi i ragazzi della curva fanno determinate cose perché le sentono e stanno vicino a queste persone che hanno più bisogno di noi. Ed a proposito di tifosi, abbiamo detto che Matteo è diventato famoso in tutta Italia con un gruppo Facebook che è arrivato a più di 40.000 iscritti. Anche i tifosi dell'Avellino, come diceva prima Domenico, praticamente ogni settimana ricevono elogi. Quest'oggi è iniziato a girare su internet, ripreso anche dalla Gazzetta dello Sport ma anche da tutti i media nazionale, un video molto singolare di una cosa che è successa a Novara. Andiamola a vedere. La foto ricordo, e poi c'è una scena che a me sinceramente ha messo un po' i brividi di emozione, ovviamente positiva, quel ragazzino che tenta di togliersi la maglia per regalarla ai tifosi. Io immagino Franco che voi eravate in viaggio, questi sono i ragazzi. No, stavamo là. Però questo è lo spirito del tifoso avellinese. Il tifoso avellinese, come tu hai detto, su 4-0 che facevate? Invece noi su 4-0 abbiamo fatto il tifo. Siamo stati sugli spalti, ci guardavano tutti perché ci pendolavano bandiere, insomma, hanno fatto capire, perché a volte sì, il risultato
indubbiamente ti deprime un pochettino, però tu vai là per stare vicino alla squadra, per fargli capire che in quel momento tu stai sostenendo la propria squadra, la propria città, la propria provincia. Ecco, questo ti fa capire l'amore verso questi colori, questa maglia dei tifosi, perché a volte il risultato sì, ci ha penalizzato enormemente il primo tempo, però noi nonostante tutto abbiamo fatto il tifo come se siamo noi, insomma, vincendo la partita 4-0. E questo ha fatto sì, anche dopo questo che hai fatto vedere tu, che anche fuori, nonostante la sconfitta, i tifosi hanno avuto ancora la pazienza, insomma, hanno avuto ancora la forza di incoraggiare questi ragazzini e di fare questa cosa. Perché il calcio bisogna viverlo per questo, non bisogna essere sempre ossessionato del risultato. A volte anche queste cose qua fanno bene al calcio, fanno capire l'amore veramente per il calcio, per questa gente che veramente fanno grossi sacrifici. Perché guarda che Novara è lontano, eppure c'erano più di 400 tifosi. Lascia stare che noi su abbiamo tanti tifosi, però anche da Avellino sono venuti un sacco di tifosi. Quindi, tra l'altro c'è stato il questo è un patrimonio importante, c'è che stato non ringraziamento anche da parte dello speaker del Novara. Perché ti ripeto, anche sul 4-0 il tifo non è mai cessato, quindi ripeto, anche questo fa capire veramente che com'è bello questo patrimonio dei tifosi, che non va sprecato, anzi va coltivato e va anche raddoppiato. Franco, però a volte sai, bastano questi piccoli gesti genuini, umili, che fanno parte della nostra terra, perché noi irpini siamo fatti così, per scatenare poi il tantam mediatico positivo. Forse tu non te ne sei reso conto, però ti dico alcune cose che sono successe dopo questo video. Immagino che questo video innanzitutto sia stato girato probabilmente stesso dagli educatori, dagli allenatori, qualche genitore, perché è girato dentro al campo, quindi non c'era neanche la volontà da parte, immagino, della tifoseria arpina di pubblicizzare quanto fatto, proprio perché era un gesto genuino, spontaneo. Questo video ha fatto innanzitutto il tantam ovviamente sui nostri siti locali, per poi essere ripreso dai network nazionali, come ha detto Leonardo stamane, è comparso sul sito della Gazzetta dello Sport, e nel pomeriggio è stato ripreso anche dalla pagina ufficiale della Lega di Serie A. Ripeto, ma questa non è la prima volta, perché pure a Cesena stessa cosa, cioè veramente a Cesena è stato veramente qualcosa di meraviglioso. Io ricordo che giù c'erano tutti quanti i telefonini, anche i tifosi a Cesena che ci riprendevano per lo spettacolo che noi offriamo, ma guarda che Avellino, i tifosi di Avellino fuori casa offrono sempre spettacolo. Guarda che gli Stuart, la maggior parte che a volte si vedono le partite, si mettono là con i telefonini e sempre a filmare, insomma, i tifosi dell'Avellino, e questo ti fa capire. Poi l'abbiamo visto quando siamo stati a Torino con la Juve, con la Juventus in Coppa Italia, quello che siamo capaci di fare. Noi siamo dei tifosi particolari, non ci facciamo passare la mosca da nessuno, però ci facciamo rispettare, però diamo spettacolo, dimostriamo un senso di civiltà, perché il calcio deve essere bello proprio per questo. Non siamo violenti, no? Ripeto, non ci facciamo passare l'anello sotto il naso da nessuno, però ripeto, sappiamo insomma come si affrontano gli spettacoli, come si fa il tifo, e la gente veramente su di noi ne parlano parecchio. Io, Gabriele, dal punto di vista del tifoso, no, del giornalista, sono un po' dei vecchi ideali, cioè non reclamizzare, non pubblicizzare troppo, però quando si tratta, appunto, adesso con internet, tu tra l'altro lo sai bene, visto che scrivi sul Ciriaco, la potenza anche dei social media, perché poi c'è stato anche il ringraziamento non solo della Serie A da parte del Novara, dell'allenatore, dell'educatore di questa squadra, sì, a catena adesso l'allenatore, infatti ho visto l'articolo che ha fatto l'allenatore, una lettera che ha fatto l'allenatore, non so se l'avete letto, sì. Veramente detto, è una cosa che non si vede mai sui campi. Invece questi fanno capire veramente, questi tifosi, l'amore che hanno verso la propria squadra, che veramente è genuina, insomma, questo che voleva far capire questo allenatore di una squadra di Novara. Esordiente.
Ritornando al discorso che stavo facendo prima, la potenza anche dei social media, perché poi è stato ripreso nel pomeriggio, oltre dalla pagina ufficiale della Serie A, è stato ripreso anche dalla pagina ufficiale dell'Entella, che ha ulteriormente ringraziato la tifoseria avellinese, ricordando soprattutto l'episodio dello scorso anno, quando la Curva Sud si rese protagonista dello striscione a favore della popolazione ligure colpita dall'alluvione. Sì, personalmente non sono particolarmente sorpreso dalla risonanza mediatica che ha avuto questo video, perché comunque ha un impatto emotivo bello, è difficile non emozionarsi guardandolo, e tra l'altro trasmette dei messaggi positivi. Qui si vede tutta la genuina passione della tifoseria bianco-verde, che ha dimostrato ancora una volta di più di meritare tutti gli elogi e i riconoscimenti che sta ricevendo negli ultimi mesi. È una tifoseria comunque, io credo, che piuttosto speciale, che non si veda da tutte le parti. È una tifoseria capace di fare gesti del genere, merita assolutamente il rispetto da parte di tutti, ciò che tra l'altro sta ricevendo. Ah, guarda, poi c'era un capo Stewart a Novara, che è stato a Varese quando fu sospesa la partita, è stato con... E quando ha saputo che noi andavamo a Novara si è fatto mettere anche lui, come servizio, ha chiesto di fare il servizio anche a Novara, infatti mi ha salutato, io me lo ricordavo, poi mi ha ricordato alcune cose inedite, quindi per far capire che insomma questa gente qua, che ci piace insomma vedere questo tifo così particolare insomma. E Franco, allora, visto che stiamo approfondendo questo discorso, chiudiamo un po' definitivamente questo cerchio, perché che cosa è successo qualche settimana fa? Tu mi hai chiamato, ormai è una notizia ovviamente che ha avuto anche lì una cassa di risonanza importante, finalmente giustizia è stata fatta per i fatti di Catania. Eh sì, è stata fatta, però ancora deve arrivare l'annullamento, la revoca da parte del questore di Catania. Siamo a buon punto, diciamo che il tribunale ha revocato il DASP, perché l'immagine parlano chiare, là veramente ci hanno trattato malissimo. Siamo entrati già, partita iniziata, già stavamo a 4-20, quindi già era 20, mezz'ora che era iniziata la partita. Poi i tornelli bloccati, diciamo i catanesi che ci tiravano torce addosso, quindi c'era un pochettino di... Ecco, però siamo... E quindi devo dire la verità che i filmati ci hanno fatto giustizia, il giudice ci ha revocato per i ragazzi il DASP, adesso stiamo aspettando che il questore di Catania firma la revoca e questi possono tranquillamente rientrare allo stadio. È una sentenza storica per tutto il movimento ultras. È una sentenza importante perché il giudice, ripeto, ha ritenuto giusto che là siamo stati, era in una situazione di emergenza, che si dovevano sbloccare i tornelli perché la gente stavano pressati nei tornelli, e quindi con i catanesi che ci tiravano addosso sia bottiglie, torce, quindi in quel momento ha ritenuto giusto che annullasse questo DASP. E questo fa capire perché molti ci avevano bazzicato un pochettino su quella situazione che era successa a Catania, chi non era presente, perché poi quando succedono queste cose si punta sempre il dito verso i tifosi, ma è facile, invece là veramente siamo stati trattati come delle bestie. Per me era premeditato quell'aggressione da parte... L'avevi sempre detto, noi avevamo sempre sposato una tesi, ricordi, ovviamente era quella soprattutto. Anche noi purtroppo non eravamo presenti a Catania, però vedendo queste immagini che poi la questura di Catania ha voluto mandare un po' in pasto a tutti i media nazionali, vedendo queste immagini la cosa che saltava subito all'occhio era anche l'orario, con tanto di telecamere, 4-20, 15:36, bloccati, si vedeva la ressa davanti al tornello. Bloccati. Per me è una cosa premeditata, perché erano bloccati. Secondo me sono messi d'accordo con i tifosi, ho detto voi state da parte, ci pensiamo noi a sistemarli. Ma questo qua questa gente vuole allontanare la gente dagli stati, dica, non si fa così, bisogna essere leali fino alla fine. Questo no, con noi non sono stati. No, e devo dire la verità, purtroppo noi stiamo rimandando queste immagini perché adesso lo facciamo, adesso possiamo farlo col sorriso sulle labbra. Ma tu sei vedi? Ma perché?
Ma se vedi che i tifosi nostri aprono i tornelli proprio per liberare, perché stanno incastrati altri tifosi, perché noi ci hanno controllato i biglietti e tenevamo tutti quanti i biglietti, quindi siamo arrivati con ritardo, ecco perché vedi, è quello, è mio figlio che sta cercando di liberare i tornelli, perché ripeto, la gente sta incastrata in quei tornelli e si fa questo per salvaguardare l'incomodità di tanti, tanti tifosi. Ma poi la cosa che non si vede, che noi mentre entriamo ci tirano addosso da una finestrella che è vicino al settore loro, ci tirano addosso un sacco di torce, bottiglie. E noi veramente siamo stati bloccati con un'ora e mezza, quasi due ore per il filtraggio, e ci hanno tolto tutto. E poi ci hanno controllato i biglietti e poi alla fine vedi quello che è successo. Abbiamo pagato anche le conseguenze brutte, però alla fine la giustizia è, diciamo che ha dato un responso positivo nei nostri confronti, perché la giustizia ha trionfato, perché noi veramente a Catania, non lo dico adesso perché il giudice ci ha revocato il DASP, perché a Catania veramente ci siamo comportati noi da signori e siamo stati trattati come delle bestie. Questo qua non si fa, bisogna, se qualche tifoso sbaglia, dubbiamente si prende le conseguenze. In questo caso noi non avevamo sbagliato. Ripeto, stavano dei ragazzi incastrati nei tornelli, che bisognava fare? Bisognava stare, uno non se ne può fregare di questa situazione particolare, bisogna agire, bisogna trovare una soluzione per cercare di liberare, certo, persone che stanno incastrate, e mica può fare, e quindi quando tu agisci in quel modo, lo agisci per il bene comune, e quindi però abbiamo pagato a caro prezzo. E ripeto, come ti ho detto prima, il giudice è stato veramente esemplare, ha annullato tutto. E adesso sta a questura di Catania annullare anche il DASP e far tornare di nuovo questi tifosi allo stadio. Bene, Sara, andiamo a leggere qualche messaggio ai nostri tifosi da casa. Partiamo proprio da uno che sottolineava quello che è successo a Novara. Sì, Mario Greco, buonasera a tutti. Nonostante la sconfitta a Novara, sabato scorso ha vinto lo Sport sia dentro. Lo speaker del Novara ha fatto i complimenti alla tifoseria dell'Avellino, i quali hanno incitato la squadra per tutti i 90 minuti, che fuori dal campo, andando a sostenere gli esordienti del San Giacomo, facendo arrivare il video fino alla Gazzetta dello Sport, da poco anche sulla pagina ufficiale della Lega Serie A di calcio. Un gesto bellissimo che ha commosso sia me che l'Italia intera. Il calcio di chi lo ama, ma ora è tempo di pensare al Bari, che arriverà al Partenio, arrabbiata, reduce dalla sconfitta a bruciapelo contro il Crotone. Tutti allo stadio, forza Avellino e forza San Giacomo. Ringraziamo Mario Greco, che ci ha ricordato, ha fatto tutta la trafila come abbiamo fatto noi prima. Di San Giacomo. San Giacomo, ovviamente, era la squadra di esordienti. Leggiamo un altro messaggio. Roberto Fausto, buonasera a tutti. Ho sentito dire che è stato messo fuori lista un certo Milan e Triaschi, e abbiamo tenuto in rosa tre campioni del calibro di Visconti, Pucino e Sbaffo. Ma è vero o siamo su scherzi a parte? Vi prego, ditemi la famosa frase, sei su scherzi a parte. La vuoi dire tu? No, io siamo a Prima TV, siamo a Contatto Sport, possiamo ovviamente commentare questa diciamo questa sollecitazione che ci fa il nostro amico Roberto. Lo faccio con te, Gabriele. Roberto si lamenta, dice: è stato messo fuori lista Anni Triaschi, non sono stati messi fuori lista altri calciatori. Io non mi sento di sentenziare, perché voglio sempre difendere i calciatori che attualmente vestono la maglia dell'Avellino, lo farò fino a fine campionato. Così bisogna essere, perché ripeto, un giocatore che indossa la maglia dell'Avellino va rispettato. Ovviamente c'ha delle difficoltà, però in questo momento il tifoso lo deve incoraggiare, perché dubbiamente l'anno scorso ha fatto un bellissimo campionato, quest'anno un pochettino per la posizione che occupa, con Rastelli occupava una posizione diversa, sta trovando delle cose di difficoltà, è un giocatore, come tu dici, che indossa la maglia dell'Avellino e va rispettato, quindi il tifoso non si deve abbassare in queste cose qua, perché queste cose qua non fanno bene all'Avellino Calcio. Noi, qualunque giocatore che indossa la maglia dell'Avellino va incoraggiato, perché in questo momento ci può dare una grossa mano anche in seguito, quindi non facciamo insomma queste cose che sono antipatiche e non fanno bene. Sono antipatiche. Poi tra l'altro, Gabriele, se proprio vogliamo discutere, discutiamo da un punto di vista tecnico, tattico, anche perché due dei tre nomi che sono stati fatti tra l'altro sono nuovi acquisti, quindi era praticamente impossibile, però lì è stata fatta una scelta
uno doveva a gioco forza andare fuori e uno doveva essere gioco forza della difesa. Il ballottaggio è stato presumibilmente, anzi togliamo il presumibilmente, è stato soprattutto con Nica, voglio escludere Rea, anche se nelle ultime ore di calciomercato c'era stata anche un'ipotesi di cessione per quanto riguarda il difensore centrale. Sì, almeno per quanto vi riguarda penso che l'esclusione di Nitriaschi fosse abbastanza scontata, perché è un giocatore che ha avuto delle difficoltà oggettive ad ambientarsi nella realtà dell'Avellino. Certo, ci ha regalato una gioia importante alla squadra con quella bellissima punizione contro il Como, però è stato un po' un episodio isolato in mezzo a tanti errori, soprattutto individuali, che sono stati abbastanza pesanti nella prima fase del campionato. Ovviamente il mister che vede lavorare tutti i giocatori tutti i giorni fa poi le sue scelte in base anche a quelle che possono essere i giocatori più funzionali alla sua idea. Io credo che Visconti comunque rientri nei suoi piani, perché fino a quando è stato in forma ha comunque giocato con una certa continuità, e noi sappiamo perché che Visconti può dare molto di più a livello di apporto per quanto riguarda la squadra. Quindi vedremo, poi solo il campo ci dirà se le scelte di Tesser siano state giuste o meno, però credo che sia difficile sindacare su un'esclusione di Nitriaschi, almeno guardando anche a chi è arrivato dal mercato. Ma poi io penso che avevamo delle carenze in difesa, penso che in difesa la squadra è stata rafforzata, abbiamo perso qualcosa avanti, vediamo un pochettino questi nuovi acquisti. Prima di parlare noi li dobbiamo vedere, cioè non è che dobbiamo subito l'anno scorso di questi tempi si lamentava di Trotta, ma noi vogliamo subito che le cose noi dobbiamo avere un pochettino di più di pazienza, perché ripeto, per giudicare un giocatore bisogna vederlo 4-5 partite. Ovviamente questi sono giocatori, qualcuno che non giocava, qualcuno che non sta ancora in ottima forma, qualcuno che anche sta cominciando adesso a capire gli schemi di Tesser, quindi dobbiamo tenere un pochettino di pazienza, non dobbiamo subito esprimere un giudizio così affrettato su determinati giocatori. Io penso che la società a gennaio, anche se a gennaio non è un mercato chissà che ti offre, però ha comprato i giocatori che servivano in questo momento a Tesser, che Tesser avrà chiesto determinati giocatori e la società l'ha accontentato. Perché Migliorini se ne parla un gran bene, Pisano è inutile che siamo qua descrivere che giocatore Franco, al di là delle, il centrocampista del Lanciano che Paghera penso che in due partite ha dimostrato il suo valore. Avanti, ripeto, abbiamo perso qualcosa, ma purtroppo il ragazzo deve raggiungere per forza la Serie A e quindi bisognava liberarsi, però non penso che il sostituto o chi lo sostituirà sicuramente non darà quello che deve dare. Poi ripeto, abbiamo giocatori di qualità come Cavazzi a centrocampo, già domenica ha fatto vedere il suo valore, lo stesso Castaldo, quindi dobbiamo tenere un pochettino di pazienza anche Insigne, insomma. Ma tra l'altro Franco, aggiungo solo un aspetto, che poi ovviamente abbiamo una scaletta da seguire, quando ci sei tu anche la stravolgiamo completamente. Io aggiungo che dal calciomercato, al di là di quello che possa essere per quest'anno e che comunque secondo me è un gran materiale di cui ha disposizione Tesser, sono state fatte delle scelte precise da parte della società, si sono poste le basi anche per il futuro. Bravissimo. Cosa che non si facevano da anni. Noi già il prossimo anno, male che già abbiamo la squadra quasi completa, bastano piccoli ritocchi e già a giugno la squadra è completa, perché quasi tutti i giocatori sono di proprietà. Quindi dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo cercare di incoraggiare questa società, perché come hai detto tu era anni e anni che non si viveva questo momento particolare, si saliva e si scendeva subito, non iniziava nemmeno il campionato, già era il retrocesso. Quindi questo sono 2-3 anni che stiamo vivendo veramente momenti particolari. L'anno scorso abbiamo partecipato ai playoff, abbiamo sfiorato la Serie A per poco, 2 anni fa abbiamo fatto una Coppa Italia bellissima, siamo stati a Torino con la Juve. Quindi vedete, noi dobbiamo dare atto a queste persone che veramente fanno grossi sacrifici. Oggi non c'è molto liquidità in giro, però si sta cercando di fare calcio ad Avellino, questo è molto importante, anche se Avellino
Avellino, lo ripeto sempre, è una piazza importantissima, dove veramente c'è un seguito di tifosi invidiabile a tutta l'Italia. Però purtroppo in questo momento non ci sono grossi imprenditori, quindi dobbiamo dare atto alla famiglia D'Alcuni, che veramente sta facendo grossi sacrifici per portare avanti questa squadra e ci sta facendo regalare ai propri tifosi veramente giorni bellissimi, stiamo vivendo momenti particolari, quindi dobbiamo stare sempre con i piedi a terra, non dobbiamo dimenticare quelle che abbiamo passato, noi veniamo da un fallimento, da una serie di da campi veramente che siamo andati a giocare veramente che non c'era polverosi e siamo riusciti a risalire velocemente, quindi siamo sempre siamo vicino a questa squadra, noi parliamo sempre troppo, cerchiamo di riempire, cioè, dobbiamo dare anche noi il nostro contributo, dobbiamo far capire alla società che noi ci stiamo, perché quando vedono come abbiamo riempito così con Cagliari e con la Sedana, qui lo dobbiamo fare noi, far capire che i tifosi ci stanno, anche quando si fa la campagna abbonamento, noi dobbiamo cercare di portare alla società minimo 5-6 mila abbonati, per far capire, possiamo anche andare a parlare con Taccù, noi abbiamo 5-6 mila tifosi, 5-6 mila abbonati, quindi c'è lo zoccolo duro è presente. Invece noi cerchiamo sempre, vogliamo sempre cercare insomma di parlare, di fare chiacchiere, ma noi dobbiamo guardare al sodo è quello là. Perché noi, ripeto, siamo una bella tifoseria, però dobbiamo mangiare ancora pane per dimostrare il nostro valore. Abbiamo parlato di giudizi, di non fare giudizi affrettati sul mercato dell'Avellino. Qui a Prima TV e a Contatto Sport a fare i giudizi, o meglio i voti, ci pensa il nostro Domenico Zappella con le sue pagelle. Frattali 6, stavolta può davvero fare poco per arginare l'emorragia, eppure ci aveva provato opponendosi ad Evacuo sul calcio di rigore. Puccino 4 e siamo a 2, defaianze in maglia bianco-verde, una peggio dell'altra. Non vogliamo sparare sulla Croce Rossa, ma quel fallo sul lanzafame proprio non lo capiamo. Ci vorrebbe lo psicanalista di Hannibal Lecter per capire questa mostruosità, rimandato. Chiosa 4. Alla scuola calcio ci insegnavano ad attendere il pallone quando era di controbalzo. Marco sembra aver dimenticato i fondamentali in questa partita. Se è chiaro, un errore ci può stare, ma da lui non ci aspettiamo certe prestazioni. Migliorini 5,5. Il voto logicamente si rifà ai 4 gol subiti, ma nel reparto difensivo è il migliore. Col suo fisico imponente tiene a bada i vari lanzafame d'Evacuo, non Galabinov che gli confonde spesso i pensieri nel finale. Diciamo però che se non ci fosse stato lui in campo, forse ne avremmo presi 10 di gol. Visconti 4,5. Nulla da fare, ancora una volta Tessera gli dà fiducia e puntualmente Pietro la tradisce. Quel Visconti che corre, cross e pennella sulla testa degli attaccanti è ormai un ricordo lontano. Forza Pietro, caccia fuori il lupo che porti sulla maglia. Arini 5, non è in forma e si vede, anzi no, guardare la partita e non ritrovarsi il suo nome sul taccuino, francamente è strano. Pecchiamo spesso sul suo lato e Tessera se ne accorge in tempo e lo cambia, lo aspettiamo per la gara casalinga contro i Galletti. Gidai 5, versione centrocampista questa volta, ma oggi il problema Tessera lo aveva proprio a centrocampo, come al solito una gara di sacrificio la sua, ma non fa nulla per stroncare le sortite piemontesi. Anzi si fa ammonire sapendo che Geno dura di squalifica, forse aveva bisogno di rifiatare e infatti guarderà il Bari dal divano di casa. Gavazzi 5,5, l'autore del gol, quindi un voto in più rispetto al 4,5 che avrebbe meritato. È trasparente durante tutto il primo tempo, nel secondo prova da solo a prendersi la squadra sulle spalle e in parte lo fa infilando il gol della bandiera. Davide c'è, ma il vero Gavazzi non è ancora uscito del tutto. Bastien 5, paga il filotto delle 7 gare utili consecutive, spesso appare confuso neanche dovesse il pallone correre dietro di lui, quando invece è il contrario. Ci prova la gazzella bianco-verde, ma francamente non poteva fare di più.
Castaldo 5. È vero, è il leader della squadra, è il motivatore, ma se anche uno come Gigi si fa prendere dalla pressione, siamo fritti. Non conclude nulla in attacco e fa anche peggio quando regala quel rigore a Novara. È un Castaldo sottotono, non solo fisicamente, e a nostro avviso ha bisogno di rifiatare. Mokulu 5,5. Ancora una volta suda la maglia che indossa e ancora una volta incredibilmente Tesser preferisce sostituirlo, non accorgendosi che Castaldo resta in piedi per forza d'inerzia. Serve un colosso per rialzare la testa e siamo sicuri Benjamin vorrà fare un sol boccone dei galletti baresi. Pisano 5,5, non dispiace, sinceramente si nota che è un altro passo. Tesserra gli dà spazio a giochi fatti e Francesco risponde lottando su ogni pallone, proponendosi in zona offensiva con ottimi spunti. Col Bari ci sarà dall'inizio e siamo sicuri farà venire il mal di testa alla retroguardia pugliese. Nica 5,5, entra tosto in partita, da suoi piedi partono ottime trame. Il ragazzo mostra quel carattere che raramente si era intravisto durante tutto il girone di andata. La panca gli ha fatto bene, quando dici Mazze Panella. Insigne senza voto, troppo poco in campo per giudicarlo. Queste dunque le pagelle, rimandiamo i commenti ai giudizi dopo la pubblicità. Rieccoci in studio per l'ultima parte di Contatto Sport. Abbiamo rinviato adesso i commenti semplici, aggiungerei, alle pagelle, Gabriele, anche perché, Domenico, non era difficile fare le pagelle quest'oggi, insufficienze. Però ho chiesto l'aiuto. So che hai chiesto l'aiuto, si è sentito. Ho chiesto un aiuto, però lo diciamo a fine trasmissione. Gabriele. Nelle mie pagelle mi sono trovato molto d'accordo con Domenico, perché mai come in questo caso purtroppo erano quasi scontate le valutazioni, con tra i quattro di difesa Migliorini che è l'unico che è rimasto, diciamo, mentalmente dentro la partita per tutti i 90 minuti, si è distinto per diversi buoni interventi, l'unico che è riuscito a contrastare un minimo evacuo quando si è trovato a fronteggiarlo, e penso sia stato l'unico segnale positivo in vista del futuro, perché penso che un giocatore delle caratteristiche di Migliorini potrà tornare molto utile a Tesserra. A centrocampo c'è Arrighi, purtroppo era evidente che non fosse al meglio, ma di certo non è una partita come quella di Novara a sminuire il suo valore, perché è un giocatore indispensabile per questa squadra. Tra i tre di centrocampo c'è un Gidai che probabilmente ha accumulato un po' di fatica per le tante partite consecutive che ha disputato, sta tirando, forse avrebbe bisogno di tirare un pochino il fiato, e penso che in occasione del match col Bari penso che salvo stravolgimenti rimarrà seduto, quindi... tra l'altro essendo squalificato, quindi salterà automaticamente, essendo stato ammonito anche ingenuamente tra l'altro contro il Novara. Tra i tre di centrocampo Cavazzi, diciamo, è l'unico che ha avuto un impatto un po' più positivo nel match, anche nelle prime battute era stato tra i migliori, aveva creato qualche pericolo alla difesa, alla retroguardia del Novara, e anche ha segnato un bellissimo gol, purtroppo inutile, però almeno è servito per le statistiche, visto che è stata la 21esima partita consecutiva in cui l'Avellino è andato a segno. In attacco difficile valutare la prestazione delle punte, Bastien, diciamo, la solita prestazione di Bastien nelle ultime settimane, ovvero tanto dinamismo, tanto impegno, però un po' troppo fumoso, un po' troppo poco concreto quando c'è da fare l'ultimo passaggio, ogni tanto perde il tempo del gioco tenendo troppo il pallone, però è un ragazzo che comunque ha qualità
importanti e soprattutto uniche all'interno della rosa dell'Avellino, quindi è un giocatore che va, che ha bisogno di pazienza, perché comunque è giovane e sta dando un apporto positivo nel complesso alla squadra. In attacco c'è, vedo un Castaldo che forse sta attraversando un piccolo calo fisiologico che penso sia naturale, essendo un giocatore che comunque viene da una lunga squalifica, un lungo periodo di inattività, è tornato subito in campo, subito di nuovo decisivo, dopo tante partite penso sia normale che stia tirando un po' il fiato, è un po' meno lucido e concreto del solito. A proposito di statistiche, ricordiamo anche il risultato finale del posticipo di questa sera tra Trapani e Como, è terminato sul punteggio di 2-2, quindi il Como è andato a subire altre due reti, è arrivato a 40 gol subiti all'unga sull'Avellino per quanto riguarda le reti subite. Tra pochissimo, almeno su questo cerchiamo, ci accontentiamo di poco. È un risultato comunque positivo, anche perché il Trapani così non ci aggancia all'ottavo posto. Lo teniamo sotto. Volevi dire qualcosa? No, dico, lo teniamo sotto, meno male. Sara. Stefano Novotano. Buonasera a tutti voi. È vero, sabato l'abbiamo fatta grossa. Ho sentito dire che sul primo gol la squadra era tutta proiettata all'attacco e nessuno si è preoccupato di difendere. Suppongo che nessun allenatore, nemmeno Tesser, fuori casa, dica ai suoi calciatori di andare tutti avanti. Probabilmente qualcuno, o Azzardo, il terzino destro, non ha rispettato l'indicazione del mister regalando al Novara il primo gol. Comunque sia, è inutile fare drammi. Ciò che è successo sabato riguarda il passato. Adesso mi interessa ciò che faremo sabato. Mi interessa sapere che i ragazzi provano la stessa rabbia che provo io. La stessa determinazione per dimostrare, già a partire dalle 15 al Partenio, che l'Avellino non è quello visto a Novara, ma quello che ha fatto 6 vittorie consecutive e un pareggio. L'Avellino è grinta, spirito di sacrificio, voglia di farsi spazio tra le grandi. L'Avellino è una fede, una realtà, la nostra vita. Io credo in questi ragazzi, nonostante tutto, insieme ci strapperemo un posto in paradiso. Viva i lupi, oltre ogni cosa. Ringraziamo molto Stefano Napolitano, molto bello sentito questo messaggio. Poi. Michele Mercadante, formazione anti-Bari, Frattali, Chiosa e Biraschi centrali, Nica a sinistra, Pisano a destra. Paghera, Arini, Gavazzi, Bastieni, trequartista, Castaldo, Muculu. Tra poco andremo a conoscere il Bari. Sì, d'accordo con questa. Facciamo sempre. Ci divertiamo anche a leggere le formazioni che ci inviano. Può essere un'idea. Sì, può essere una strada percorribile. Poi magari io penso che fondamentalmente non siano tantissime le scelte che dovrà fare Tesser. Sicuramente penso che Pisano verrà lanciato dal primo minuto, vista anche l'assenza di Pucino, e penso che sia arrivato il momento giusto per ridare fiducia a Nica, che comunque nelle ultime uscite, quando chiamato in causa, non ha sfigurato, ha dimostrato anche di essere un giocatore che in fase di spinta sa essere pericoloso e che va un po' disciplinato dal punto di vista difensivo, però è un giocatore comunque con un buon potenziale. E poi c'è il solito, diciamo, dilemma trequartista. Rientrerà Sbaffo, quindi vedremo se. Sbaffo l'abbiamo preso proprio qui. Sì. Per fare il trequartista, non rientrerà di centrale. E non lo ha fatto finora. Vedremo se stavolta riuscirà a svolgere questo ruolo, se verrà confermato Bastiani, anche se magari potrebbe anche esserci la sorpresa Insigne, che fatta eccezione della partita col Cagliari, che comunque era già stata segnata dall'espulsione, nelle due precedenti uscite aveva avuto un più che discreto impatto uscendo dalla panchina. Tra l'altro Insigne era stata la vera, autentica spina nel fianco, secondo me la migliore prestazione di Insigne con la maglia dell'Avellino proprio contro il Bari nel girone di andata, anche se poi purtroppo non bastò quella prestazione straordinaria di Insigne contro il Bari. Prima di andare a conoscere appunto il Bari, leggiamo un ultimissimo messaggio, Sara. Marco Evangelista. Ciao e buonasera a tutti voi, non stiamo passando un bel momento. La gara di Novara è stata disastrosa, per non parlare della direzione di gara del signor La Penna.
La dirigenza si deve far sentire a voce alta, non è possibile subire rigori inesistenti e fuori gioco, grandi come una casa e non vengono segnalati, Visconti e Chiosa inguardabili. È una cosa da notare, gli ex giocatori che hanno giocato con noi ci segnano sempre. Sabato ci aspetta un'altra gara difficile contro il Bari. L'Avellino deve cacciare gli artigli per azzannare il Gallo Barese. Secondo me l'unica cosa che ha sbagliato il presidente Taccone è stato quello di cedere Trotta. Per me doveva rimanere fino a giugno, dato che il nostro attacco non riesce a segnare più in primis Castaldo. Siete d'accordo Domenico Zappella, Leonardo D'Avenia e Franco Iannuzzi? Forza Avellino sempre. Facciamo rispondere Franco Iannuzzi. È vero che l'Avellino non segna più? Perché è andato via Trotta? Ma stiamo trovando un pochettino di difficoltà, ma anche perché, ripeto, gli avversari ci hanno studiato e quindi sanno le nostre problematiche. Quindi, ripeto, Trotta è indubbiamente un giocatore di valore, sta dimostrando che è andato in Serie A a Sassuolo, quindi era uno che la palla la metteva dentro. Però Mogulo fino adesso sta facendo il suo compito, sta svolgendo bene il suo compito, sta segnando quasi sempre. Diciamo che dobbiamo tenere un po' di pazienza perché, ripeto, alcuni meccanismi bisogna sincronizzarli bene e poi sicuramente faremo valere il nostro contributo come quanto riguarda gli attaccanti. Indubbiamente la perdita di Trotta, ripeto, è stata basilare, però diciamo che lui ha voluto scegliere la Serie A e quindi la società si poteva tenere dito, però penso che coloro che ha preso insomma non saranno di meno, sicuramente faranno valere il proprio apporto. Trattenere un calciatore contro voglia è sempre un male, soprattutto a stagione in corso. Trotta lo ha dimostrato perché ci ha fatto vincere il derby, però lo aveva ampiamente previsto e programmato questo suo approdo in Serie A, quindi trattenerlo fino a giugno secondo me sarebbe stato autolesionistico per quanto riguarda la Serie A. Se segnava Trotta, tutti quanti ci buttavamo la croce su Trotta perché non si era voluto andare, insomma. Anzi, speriamo, visto che Marco sottolineava che tutti gli ex ci segnano, speriamo che, io immagino che Tutino, perché l'altro ex che ci sarà sabato, non difficilmente vedrà il campo, probabilmente anche la panchina. Io spero e mi auguro di vedere Joao Silva in campo. Poi Joao Silva noi l'abbiamo visto contro il Cagliari, io quello che abbiamo visto quei 10 minuti, ma si vede che è un giocatore formato, un giocatore che sicuramente si farà valere, non è l'ultimo arrivato, certo. Dubbiamente, ripeto, abbiamo perso Trotta era un giocatore in questo momento per noi era basilare, lo so, però come hai detto tu, se stava sicuramente non avrebbe dato il proprio contributo, perché ripeto, lui stava già con la testa in Serie A, quindi era difficile insomma trattenerlo, era difficile che poteva dare delle grosse prestazioni. Quindi penso che la società ha fatto bene insomma a privarsene di un giocatore, di mandarlo in Serie A, insomma è andato in Serie A, non è che poi sia andato in una categoria come la più di quello. È difficile in Italia trovare qualcosa di meglio. Come detto, il prossimo avversario dell'Avellino sarà il Bari, andiamolo a conoscere meglio, la nostra rubrica In Bocca al Lupo. Dopo la brutta sconfitta di Novara, l'Avellino il prossimo turno attende al Partenio Lombardi il Bari. Nel match dell'andata i Galletti si imposero con il risultato di 2-1. Da allora però sono mutate parecchie cose le due squadre. Il Bari ha infatti cambiato guida tecnica affidando la panchina a Camplone, che ha preso il posto l'esonerato Nicola. L'Avellino al canto suo sembra aver preso consapevolezza nei propri mezzi, nonostante qualche passo falso. I pugliesi hanno però cambiato il loro obiettivo, i playoff, per i quali restano in corsa nonostante la rocambolesca sconfitta dell'ultimo turno con il Crotone. Dopo iniziale vantaggio degli ospiti firmato da Martella, nella ripresa il Bari riesce a capovolgere il risultato grazie alle reti di Maniero e di De Luca, che prima si procura e poi realizza un calcio di rigore. Nel finale però tutto cambia improvvisamente. All'83esimo disastro di Doncor, che con uno scellerato retropassaggio mette in difficoltà il portiere Guarna, che è costretto ad atterrare Budimir in aria. Calcio di rigore ed espulsione per l'estremo difensore. Il Bari non ha più a disposizione cambi ed ecco quindi Maniero mettere i guantoni a difesa della sua porta. Ma sul penalty Torromino e Chirurgo
chirurgico e sigla il 2-2. Il Crotone si fionda in avanti al 92esimo con Budimir, trova anche la rete della vittoria. Per la gara con l'Avellino il Bari dovrebbe scendere in campo con Mikai tra i pali, Sissoko, Rada, Di Cesare e Gemiti in difesa, Dezzi, Genzoglu e Valiani a centrocampo, Rosina, Maniro e De Luca in avanti. Dal canto suo l'Avellino, al di là della rivalità col Bari, dovrà cercare i tre punti. Tesser potrà contare sui rientranti Paghera e Sbaffo a centrocampo, ma dovrà fare a meno degli squalificati Pucino e Gidai. Probabile l'esordio al primo minuto di Pisano e possibile avvicendamento in attacco con l'ex Joao Silva, anch'egli pronto a scendere in campo dall'inizio per provare a far male ai Galletti. Questo dunque il Bari, un nostro amico su Facebook prima parlava della rabbia che deve metterci l'Avellino alla luce, la sconfitta con il Novara. Gabriele, venendo anche l'ultima partita del Bari, credo che anche il Bari arriverà con un tantino di rabbia. Sì, perché ha subito una rimonta a dir poco clamorosa, e tra l'altro viene da due sconfitte consecutive che hanno fatto male alle ambizioni del Bari, visto che sono arrivate contro Pescara e Crotone. Quindi sicuramente verranno col coltello tra i denti, però l'Avellino deve essere convinta delle proprie potenzialità, deve innanzitutto pensare a fare la propria partita, a riscattare comunque la brutta figura rimediata nel primo tempo col Novara. Io credo che non penso che Tesser sbagli due partite consecutive, che Tesser e la squadra sbagli due partite consecutive, anzi in questo negli ultimi mesi la squadra ci ha abituato a risposte importanti in occasioni del genere. L'ultima ad esempio nel derby, penso che sia stata preparata molto bene la partita con Tesser, che poi nel secondo tempo ha avuto anche il coraggio di mettere Trotta, cosa che non tutti gli allenatori avrebbero fatto, visto che Trotta era praticamente quasi un nuovo giocatore del Sassuolo, e ha avuto ragione. Quindi io mi sento abbastanza fiducioso in vista di sabato. Credo che il Bari sia una squadra alla nostra portata, per quanto sia comunque abbia comunque un organico di spessore, e sicuramente sarà una partita combattuta, ma penso che una gara del genere è sempre un pronostico aperto a una partita del genere è sempre aperto a qualsiasi tipo di risultato. Però io credo che con una maggiore attenzione e maggiore equilibrio rispetto alla partita con col Novara si possa ottenere un risultato positivo. Tra l'altro aggiungo io un altro aspetto, perché in queste ore a Bari non si fa altro che parlare di una probabile cessione societaria, l'ennesima, perché ricorderete tutti che cosa è accaduto 2 anni fa. Quindi in questo momento le attenzioni sono soprattutto rivolte agli aspetti che non riguardano il campo, anche perché Franco, con te, al di là degli aspetti tecnici e tattici che ha già sottolineato anche lo stesso Leonardo nella sua rubrica, voglio sottolineare con te l'aspetto ambientale, perché sabato mancheranno i tifosi del Bari, sono arrivate le disposizioni da parte della questura, il GOS ha vietato appunto la trasferta ai tifosi del Bari, non solo quella di Avellino, anche altre due. Io dico, in generale fa sempre male per il movimento ultras, per il movimento in generale dei tifosi, soprattutto nel momento in cui c'è stata questa tessera del tifoso, vietare ai tifosi una trasferta è sempre per me un aspetto negativo. Detto questo, tu come vedi l'assenza dei tifosi? Ma questo non fa piacere, perché ripeto, come hai detto tu, fatta la tessera del tifoso, non partecipare alle trasferte non è una cosa, è una sconfitta un pochettino di tutti, perché è stata fatta tanta strada, è stata fatta veramente tanto, poi non partecipare a queste trasferte, togliersi insomma di mezzo non è una cosa fatta bene, come è stato fatto quando giocò Salernitana Nocera, non mandare i tifosi della Nocerina a Salerno non è stata una cosa, insomma, questo ti fa capire che a che cosa serve la tessera. Se ci sono dei problemi, ci sono degli individui che creano problemi, li diffidano, però non far partecipare la massa a questa trasferta secondo me è una cosa sbagliata. Poi ripeto, danneggia il calcio, danneggia, fa cadere tutto, perché a che cosa serve la tessera del tifoso?
è facile eliminare diciamo la tifoseria ospite, anche perché non gli crea problemi, però in questo momento io penso che dovevano farli venire, però è stata decisa di non farli venire. Tra l'altro è stata vietata la vendita dei tagliandi anche a Salerno, perché sappiamo tutti il gemellaggio che c'è con i tifosi della Salernitana. Ma io facevo facevamo un po' di incasso di più. Al di là dell'incasso, l'aspetto sportivo della goliardia, dal punto di vista civile, che c'è sempre stato, così come nel derby con la Salernitana. No, ma perché così è una partita come tutte le altre, invece era bella se ci partecipò, perché venivano sempre 800-900 tifosi da Bari, era bella anche folcloristica, insomma, lo sfottò, era bello, insomma, la partita, andava su un altro binario. Invece adesso, sai, per loro saranno più pure tranquilli, perché erano pressati dai propri tifosi, adesso verranno più tranquilli, e quindi, come lui diceva, verranno qua con coltello ai denti, ma noi dobbiamo tenere due coltelli domenica ai denti per cercare di vincere la partita. Ed è quello che ci auguriamo tutti. Gabriele, siamo in chiusura, però io voglio approfittare della tua presenza, perché tu sul Ciriaco non ti occupi solo di calcio ma anche di basket, per aprire questa brevissima parentesi. Sesta vittoria consecutiva, un'analogia come con l'Avellino di Tessera, ovviamente speriamo. L'Avellino, il settimo risultato è stato un pareggio, nel basket è impossibile pareggiare, noi ci auguriamo nel sette bello anche per la Scanduna. Ci sono diverse analogie tra calcio e basket, ci sono diverse cose simpatiche, anche perché c'è questa amicizia tra Attilio Tesser, l'allenatore dell'Avellino, e Pino Sacripanti, il coach della Scandone Avellino. Oggi, alla ripresa degli allenamenti, proprio il coach della Scandone, Pino Sacripanti, insieme al suo assistant coach Gianluca De Gennaro, avellinese ad hoc, hanno assistito all'allenamento dell'Avellino di Tesser. È un momento magico questo in generale per lo sport avellinese, un momento magico che sta vivendo la Scandone in vista soprattutto di una data fatidica, il 19 febbraio. Sì, ormai i tifosi di basket di Avellino non aspettano altro, perché la Sidigas in questo momento è la squadra più in forma dell'intero campionato, e sabato prossimo, nella difficile trasferta di Trento, avrà l'occasione di scrivere tra l'altro il record societario di vittorie consecutive, perché con la vittoria dell'ultimo turno con Pistoia è stato eguagliato il record scritto tra l'altro proprio nel 2008, anno della vittoria della Coppa Italia, che iniziano ad esserci diverse analogie con quella stagione che è passata ormai agli annali del basket avellinese. Noi ci auguriamo ovviamente che questa Sidigas possa ripercorrere le sue orme e possa essere anche un esempio per l'Avellino Calcio, perché ricordiamo che la Sidigas ha avuto un girone d'andata particolarmente tribolato, con alti e bassi, problemi di infortuni, poi però alla distanza il lavoro svolto da Sacripanti, che ha dimostrato di essere un coach di primo livello per quello che è il campionato italiano, il lavoro di Sacripanti e il suo staff ha dato i suoi frutti. Adesso la Sidigas è una squadra che ha ambizioni importanti, che può puntare ai primi quattro posti della classifica e ad una seconda parte di campionato assolutamente da protagonista, a partire appunto da Milano, dove si spera appunto di regalare un weekend da sogno a tutta la popolazione bianco-verde. E noi naturalmente ce lo auguriamo, staremo a vedere, seguiamo naturalmente anche le sorti della Scandone Avellino. Siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Contatto Sport, aggiungerei per fortuna non c'è nessun sorteggio stasera, perché nessuno ha pronosticato e indovinato il risultato esatto di Novara Avellino 4-1, però c'è chi è andato vicino con il 3-0 o addirittura con il 3-1, quindi sì, qualche cattivello birbantello c'è sempre. Ci stanno. A proposito, Sara, quanti like siamo arrivati? Lo dico io, 3753, forse Sara pensava ai suoi, no? Stiamo parlando del gruppo di Contatto Sport, non sono 3000, a vedere, ecco qua, 3753, perché c'è lei, ma che no, chiedimo. Stiamo parlando del gruppo, loro sono gelosi per questo, di cosa dovremmo essere gelosi?
gelosi per... Vabbè, penso che sia fatta una certa sì, ora. Sì, infatti, sono... vedo che i bimbi sono... vanno a dormire a quest'ora. Quasi le 20. Ringraziamo i nostri ospiti. Brava Sara, meglio. Ringraziamo il giornalista Gabriele Galluccio, grazie per essere stato con noi. E dalla Curva Sud, Franco Iannuzzi. Ce l'ha fatta. No, ha dovuto leggerlo. C'è il foglio sotto. Iannuzzi lo so benissimo, il nome è un po' complicato. Ma c'è ancora mettiamo il targhettino col nome per sono dopo uomini e donne sì, tipo, sì, ah, okay. Scendi dalla scalinata. meno male vedi che Francesco ti sta inquadrando, se ci aiuta Vittoria dalla regia, perché sul, che cosa avevi? Avevi il foglio? No, quale foglio? Si vedeva tranquillamente, fortunatamente le telecamere parlano anche i microfoni, io lo faccio a fine è trasmissione, chiedo scusa. È molto distratta la ragazza. È vero, no, no. Badava i like se aumentavano. Io conosco il cognome, il nome, non è importante. Mi fate dire una cosa, poi parlate prego, delle prego. Vostre. No, volevo chiedere scusa ai nostri telespettatori se... Durante questa trasmissione c'è stato un po' qualche colpo di tosse, purtroppo ci hai ucciso. Un attacco influenzale, sono stato influenzato dal nostro regista Emanuele Angheloni che ci sta seguendo da casa e soprattutto che mi ha aiutato per questa occasione nella stesura delle pagelle. A questo punto io ringrazio Vittorio Terranova in regia, Francesco Rinaldi e Gianluca Cavaliere, i nostri cameraman, ringraziamo Sara, grazie. Grazie Sara. A voi. Domenico Zappella sempre qui presente a Contatto Sport, l'appuntamento con Contatto Sport come sempre per lunedì prossimo, non dimenticate l'appuntamento invece con Diretta Stadio e Studio per commentare a caldo l'esito di Avellino-Bari, come sempre forza Lupi, forza Avellino. Yeah. Yeah. Contatto Sport, un programma in collaborazione con Meta Edilcom, Metallegno Italia, Soft Technology.